Spacciavano droga a studenti, anche minorenni a Teramo e nei paesi vicini. I carabinieri, nell'ambito dell'operazione denominata Quei bravi ragazzi, hanno arrestato in totale 15 persone tra italiani e stranieri. Le misure cautelari, 11 in carcere e 4 agli arresti domiciliari, sono state seguite dalle prime ore di questa mattina a Teramo e Jesolo, in provincia di Venezia. È stata un'operazione molto complessa quella operata stanotte, a partire dalle prime luci dell'alba, che ha portato ulteriormente al rinvenimento di ulteriori sostanze stupefacenti, a dimostrazione appunto che gli odierni indagati erano tuttora attivi in questa attività di spaccio che ha interessato in modo epicentrico il territorio teramano, in particolare la città capoluogo. Ci ha portato per eventi del tutto occasionali, non abbiamo documentato episodi di spaccio in tal senso, anche al di fuori del territorio teramano, sul territorio nazionale, dove abbiamo rintracciato un altro indagato. È una situazione che preoccupa? È preoccupante nella misura in cui tra gli acquirenti e tra i principali basisti dell'attività figurano molti minorenni, per cui è preoccupante per questo aspetto. Tant'è vero che tanti riscontri sono stati operati nelle pertinenze di istituti scolastici o comunque in zone abitualmente frequentate da giovani, come la famosa Piazzetta del Sole, Piazza San Francesco, i giardini dei Caduti di Nassiriya, tutte zone che, diciamo, per sentito dire, si dicevano sempre zone di spaccio, noi lo abbiamo documentato effettivamente. I militari hanno sequestrato 2,5 chili di hashish del valore di circa 15.000 euro e 4 grammi di cocaina e 6.000 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio della droga. La complessa e articolata attività di indagine iniziata circa un anno fa. 14 misure cautelari per concorso di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo e una dal GIP del Tribunale dei Minori dell'Aquila. Sì, si tratta di un'operazione che è stata coordinata con la Procura dei Minori dell'Aquila e che nasce proprio dall'arresto di un minorenne avvenuto lo scorso anno, che ha consentito al NOR dei Carabinieri di Teramo di svolgere in maniera accurata, attraverso attività tecniche, intercettazione, e comprendere il sistema come veniva articolato. È un sistema complesso dove diciamo, l'aspetto più importante è rappresentato dal fatto che soggetti minorenni non sono soltanto acquirenti di sostanze stupefacenti, ma gestiscono loro stessi il traffico di stupefacenti nella zona di Teramo.